Salve, mi chiamo Stéphane Fournial, sono il nuovo direttore della scuola di ballo del San Carlo di Napoli. Sono stato ballerino tanti anni fa, ho fatto varie attività, un po' di insegnamenti, un po' di concorsi. Ultimamente ho questa grande responsabilità di diventare, insomma, il direttore della scuola, con grande emozione e grandi cose da fare per il futuro. Ovviamente per avviare quello che io intendo e quello che voglio fare, non nascondo che uno dei particolari punti che ho trovato è difficile da gestire è quantitativo, parlo. Sono gli orari per poter offrire ai studenti del San Carlo a sufficiente ore, perché ovviamente essendo studenti scolastici pure che fanno la scuola, liceo pure, sto cercando e sono già, questo lo posso già dire, sono già attivo e cercare di trovare una possibilità con gli orari scolastici o curriculare, come si usa dire, per guadagnare del tempo, cioè guadagnare delle ore scolastiche per poter farle qui. In quel senso si può fare una formazione molto più puntata, accurata e spinta al massimo. Chiaro che io il mio contratto fino adesso è per 3 anni, per cui in questi 3 anni di spingere al massimo ovviamente sul classico, perché è chiaro che tutte le accademie che c'è nel mondo, questa qua deve essere una delle più, diciamo, riconosciute, che non lo è abbastanza, anche se lo è stato, non lo è abbastanza, devo sviluppare l'eccellenza. L'eccellenza è chiaro che si sviluppa ovviamente col classico, spingere per il repertorio, per i corsi, sviluppare molto di più di quello che è stato fino adesso, sviluppare per gli uomini e le donne comunque lezioni di passo 2 fatte in un certo modo. È chiaro che non dico che non voglio fare il moderno, ma voglio farlo in un certo modo, e poi mi faccio anche grandi domande su queste cose, cioè nel senso forse sarebbe più adatto per il tipo di scuola che voglio sviluppare, magari prende, sì, per il moderno o contemporaneo, chiamalo come vogliamo, prendere dei coreografi magari attuali e venire a fare, non lo so, tipo workshop o cose del genere, senza avere proprio le lezioni basate su questo. Per cui non voglio né perdere il tempo né far perdere il tempo ai giovani, perché il tempo è veramente importante, soprattutto che noi cominciamo prestissimo e finiamo anche molto presto, per cui questo è un po' il senso. Dunque, per prendere subito anche la questione, ovviamente ho un piccolo particolare, una piccola novità, perché qui fino adesso non era mai stato lanciato così in anticipo. Ho già fatto avviare da dicembre, mi sembra il 14, è già stato avviato il bando di ammissione per la scuola di ballo, che è stato già lanciato, e la fine dell'iscrizione sarà il 31 marzo, con già le audizioni previste, così di memoria, il 4 aprile, 5, 6, 7 e poi si va fino al 14 aprile, una cosa del genere mi sembra. Comunque è già avviato sul sito del San Carlo, per cui si può trovare sia dove c'è gara e bando, oppure direttamente anche sul sito dove adesso si vede, perché prima non si vedeva. Chiaramente perché lo faccio? Perché voglio avere ovviamente subito, appena possibile, una disponibilità e anche una visione per me, fine concorso, cioè fine della stagione, chi è già nella scuola, c'è l'esame finale, per cui l'esame finale io penso che sia molto più, diciamo, più giusto e più facile poter giudicare a testa, diciamo, abbastanza rilassata, sapendo quello che entra o quello che non entra nella scuola in futuro. Chiaramente su queste cose io cerco e
cerco di fare, non è così facile, ma il bando ovviamente voglio il massimo possibile e cercare di andare su certi canoni intendo fisici, vale a dire non specialmente grandi o piccoli, ma quello che intendo con i canoni specifici per la danza classica ovviamente, sono insomma i canoni classici, gambe lunghe e non busto lungo, insomma è tipico per cercare di fare una specie di omogeneità, no? che tutti siano più o meno senza vendere sogno così gratuito, ma cercare di formare gente con già diciamo le aptitudini per poter fare un domani questo mestiere.